Siamo ancora qui, siamo sempre in diretta su Radio One Fight TV. Benvenuti, bentornati dopo una breve pausa, dopo aver avuto ospite con noi Rocco Monet, che salutiamo ancora. Siamo qui ancora con Solo Siti Rende Pice Show, serata speciale. Abbiamo avuto con noi Rocco, come dicevo prima. Adesso abbiamo un altro ospite che è già stato da noi. Siamo felicissimi, un giovane artista molto molto bravo e l'abbiamo seguito sempre. Quindi sarà qui per presentare il suo nuovo singolo e altri nuovi progetti in diretta, come sempre, su Radio Mafai TV, in diretta su Facebook e su YouTube. E su Facebook la chat è aperta per interagire con il nostro ospite. È tutto pronto. Ancora un saluto a Jenny in regia e ti auguro buon lavoro in diretta da Basilea con il suo staff e al direttore artistico Ginazzato con lo staff Greci. Bene, allora tutto pronto. Sono felice che è tornato da noi a trovarci Federico Birindelli. Ciao, Ma bentornato, Fede. grazie mille. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Tu come stai? È Bene, bene, tutto bene. passato un anno, tu sei stato il nostro ospite della prima puntata della nuova edizione dello show, quindi è bellissimo. Sì, è già un Com'è? anno se ci penso, mamma mia. Però hai fatto tante belle cose, quindi Sì, anche quello sì. devi metterlo in preventivo. Bene, con il tuo sorriso cominciamo subito la nostra puntata e ascoltiamo il tuo singolo Autunno. Grazie Vai. Jenny, ci vediamo tra poco. Grazie. Ti copre e mentre parli sento aria di ricordi. Il cielo si tinge di nero e di blu. Qui ho tutto, manchi solo tu. Mi perdo nei boschi, mi bevo i tuoi discorsi con una tazza di tè, anche se non è perfetto. Ascolta il mio respiro, sussurrami all'orecchio. Le cose che non mi hai mai detto. C'è un pensiero sul ciglio di una strada, dopo un temporale, anche se non esce il sole, vedi le foglie d'autunno cadere, che poi sono più belle, quando ci sei tu. Qui con ti ho offerto da bere, stiamo a ballare le tue mani su di me, gli sguardi di sfuggita, di sfuggita. Un altro margarita, fermi a guardarci e poi mille discorsi senza nemmeno parlare. C'è un pensiero sul ciglio di una strada, dopo un temporale, anche se non esce il sole, vedi le foglie d'autunno cadere, che poi sono più belle, quando ci sei tu qui. E forse adesso è tardi per dirti tante cose, l'ansia di aspettare. Per mille parole ci siamo allontanati, ma siamo più vicini in mezzo alla gente. Tutto si perde, ma noi da soli vediamo le stelle. Io ricordo tutto, tu non ricordi niente. C'è un pensiero sul ciglio di una strada, dopo un temporale. Anche se non esce il sole, vedi le foglie d'autunno cadere, che poi sono più belle, quando ci sei tu qui con me. Che bello, complimenti Fede, molto bella. Grazie Un fantastico racconto di una storia d'amore che la tua voce ci ha presi per mano, quindi ce lo racconti, ci presenti questo brano.
Certo, allora, Autunno è un brano, come hai detto te, è una storia d'amore. E come si può ben capire dal testo, questa storia parla di questo amore che inizialmente sì, è il classico amore che sembra andare tutto bene, no? Poi si sa, le prime farfalle nello stomaco, la prima fiamma, no? E poi piano piano si inizia a capire che l'altra persona, cioè per l'altra persona in realtà non si prova più la stessa cosa, nel senso è un sentimento che va un po' nello svanire. Di conseguenza la storia non va a finire molto bene, ecco. Infatti c'è quello che hai detto tu, forse il testo, una parte del testo, in mezzo alla gente tutto si perde, ma noi da soli vediamo le stelle, io ricordo tutto, tu non ricordi niente, perché non sempre è corrisposto a quello che uno prova, no? Esatto, esattamente. Che lavoro c'è dietro a questo brano? Come Ma nasce? allora, devo ringraziare la band che mi ha aiutato a comporre la canzone. E ovviamente, vabbè, c'è stato un grandissimo lavoro riguardante il test, l'ho scritto in diverso tempo e niente, soprattutto ovviamente nel periodo autunnale. E fondamentalmente questo, c'è stato un bel po' di lavoro, ecco, però Bello, sono bello. molto contento di quello che è uscito. No, è venuto molto molto bello, davvero, davvero. Infatti in radio è uscito pochi giorni fa, ma ci è passato tante volte, quindi Bene, bene, sono stai contentissimo. colpendo, quindi è bello. Ma ci sarà un video ufficiale o no? Ma O questo non Federico si non sa. piace? Non si sa ancora, non si sa Ah, ancora. ok. Beh, ce lo farai sapere però, dai. Certo, se ci sarà, sarete i primi a saperlo, ovviamente. Grazie. Ti dicevo, guarda, è passato quasi un anno, no? E Federico di adesso, in un anno, cosa ha scoperto? Qualcosa di nuovo di lui stesso? Cosa è cambiato in te? Ma penso che in un anno un po' ognuno di noi scopra qualcosa di nuovo di se stesso, sono convinto di questo. E niente, quindi sì, sarebbe una menzogna dirti che non è vero. E beh, sono successe tante cose che mi hanno cambiato e sono cresciuto tanto, ecco. Sì, lo si vede anche dal modo di come hai raccontato quella canzone, quindi si vede che c'è. Però la tua voce è sempre molto molto particolare, mi piace tantissimo perché passi dal basso all'alto. Ecco, è arrivato già un messaggio, quindi salutiamo già tutti Messaggio. quelli che sono collegati, quindi salutiamo tutti, 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 grazie per essere qui con noi. E nulla, volevo ancora chiederti una cosa, è cambiato tutto in un anno, è cambiato anche il tuo taglio, ma perché? Sì. Dimmi perché. Cosa è C'è successo? qualche ricciolino in meno. Allora, anche questa qui è una bella storiella, anche perché diciamo che qualcosina bolle in pentola e mi vedrete anche su Rai 1. Oh, che bello. Sì. Bene, Sì. Però qualche non possiamo svelare. anticipazione? Ok, Non perfetto, possiamo perfetto. svelare troppo. Ora, devi solo mandarci dei messaggi ogni tanto, così noi pian piano facciamo Certo. una piccola storia su Instagram Certamente, per accompagnarti in certamente. questo evento. Certamente. Quindi, allora è capitato che qualcuno ti ha detto di tagliare i capelli. Sì, allora, questa è una storia molto divertente, ve la racconto, perché sì, è molto divertente. Arrivo sul set televisivo di questa trasmissione. E mi dicono, vai, guarda, passo dal costumista, passiamo di qui, di qua, di su e di giù, il trucco e il parrucco. Arriviamo al parrucco, no? Arriva la parrucchiere e mi fa, guarda, ascolta, il regista ti vuole così. Devo tagliarti i capelli. E io non ero pronto psicologicamente a una roba del genere. E quindi ho detto, ma come devi tagliarmi i capelli? Oh. E vabbè, però poi mi hanno fatto vedere il taglio di capelli che mi avrebbero fatto, ho detto ok, facciamolo, avevo in mente di farlo nei giorni Quindi successivi, ho detto ok, facciamolo. ti hanno solo praticamente leggermente anticipato, dai. Esattamente, mi hanno Però anticipato, stai sì. bene, stai bene. L'importante è esca sempre il tuo sorriso, quindi l'altro non conta, via. Bene, Grazie, grazie allora mille. guarda, il brano che tu ci hai presentato lo scorso anno, Himalaya, è un brano che in radio davvero è spopolato e ancora adesso Jenny in regia lo fa ascoltare perché viene richiesto. È un brano bellissimo e vogliamo riascoltarlo per il tuo pubblico, Ok, per il nostro pubblico. riascoltiamolo, Buona musica, a tra riascoltiamolo. poco, Fede. Ciao. Passano i giorni, io faccio le foto ai paesaggi che portano un segno di te. Sono anni che passo pensando al momento in cui avrò la tua mano sul viso. Passano i sogni e ti aspetti che i prossimi anni si tingano di blu. E dipingi su tela il ritratto di lei ascoltando il tuo solito blues. Come sempre dai ascolto alla tua vanità. E
e non trovi spazi per sentire la tua anima. Io ti chiamo dall'Himalaya, perché forse se vado in alto tu mi riesci a sentire ancora e ti posso gridare amore. Io ti chiamo dall'Himalaya, perché forse se vado in alto tu mi riesci a sentire ancora e ti posso gridare amore. Gli attimi attenti di un giorno infinito che parla di te, sentimenti che affiorano dentro che dicono tanto su quello che sei. Trovano posti i colori di un cielo sbiadito che vedo da qua, la mia gabbia di luce è appesa lontano dal luogo della mia città. Come sempre dai ascolto alla tua vanità e non trovi spazi per sentire la tua anima. Io ti chiamo dall'Himalaya, perché forse se vado in alto tu mi riesci a sentire ancora e ti posso gridare amore. Io ti chiamo dall'Himalaya, perché forse se vado in alto tu mi riesci a sentire ancora e ti posso gridare amore. Tu mi frulli in testa durante la notte, come parole non dette al cellulare a volte. Sei quella spinta interna che mi ricorda la vita. So che la nostra storia non è mai finita. Tu cambi pagina al tempo con facilità, io metto il freno a mano alle fragilità. Ora stringiamoci forte, se ci riusciamo ancora. Il nostro amore eterno non può durare un'ora. Io ti chiamo dall'Himalaya, perché forse se vado in alto tu mi riesci a sentire ancora e ti posso gridare amore. Io ti chiamo dall'Himalaya, perché forse se vado in alto tu mi riesci a sentire ancora e ti posso gridare amore. Io ti chiamo dall'Himalaya, perché forse se vado in alto tu mi riesci a sentire ancora e ti posso gridare amore. Io ti chiamo dall'Himalaya, perché forse se vado in alto tu mi riesci a sentire ancora e ti posso gridare amore. Che bello ritmo, energia, Federico, che bello, eh? Quanto sì. Quanto sei legato a Himalaya? Ma allora, con Himalaya c'è un bellissimo rapporto, se devo dirti la verità. E ovviamente Himalaya ce l'ho nel cuore, è la prima canzone che, diciamo, Luigi mi ha prodotto insieme a Fabio e sono molto contento che me l'abbiano data e molto bella, devo dire. C'è un bellissimo rapporto con Himalaya. Molto bello, molto bello. Poi c'è anche una grande prova della tua vocalità, comunque passi anche una parte rap, esatto, alle tonalità alte, basse, veramente bello. È un brano molto bello e spero che tu lo metta nel tuo primo album. Ci sta. Sì, probabile. Bravo. Allora, Toscano di Lucca, famiglia, amici, ecco, cos'è per te la Toscana prima di tutto, la tua terra, cos'è? Come la descriveresti? Casa. Come ci si identificano i toscani? La Coca-Cola con la cannuccia corta, come si dice. Tanto. Questo qui è un classico, no? Lo dicono tutti. Sai quando vai in giro, no? Tipo, che so, io giro spesso per Milano, queste zone qua, no? E quando vado a trovare anche i miei amici di Milano, tutte le volte che arrivo mi chiedono: ma Federico, ma me lo dici la Coca-Cola con la cannuccia corta? Sempre, è un classico, me lo chiedono. È un biglietto da vista, diciamo. Sì, esatto. Tralasciando questo, la Toscana è, casa mia, Lucca è la mia città. Bello. Tante persone vicine nel tuo percorso. C'è una dedica che vuoi fare a una persona speciale o a qualcuno di certo, tutto questo famiglia, che stai facendo? Alla mia famiglia, super bacione, cuoricino, gli voglio tanto bene e ovviamente a tutti i miei amici che mi supportano e tutti i miei fan e niente, grazie a tutti. Che bella la tua emozione, ce l'abbiamo fatta a farti emozionare. Sì, ce l'avete fatta. Che bello. Via, svoltiamo. Okay. Allora, perfetto. Una domanda, ecco, adesso noi abbiamo cambiato un po' di cose, quindi voglio chiederti, nel tuo cassetto immaginario, ce ne sono due, apri quello del passato, c'è un ricordo a cui sei legato maggiormente, che non sia solo musica, sia quello che tu ritieni? Ma se ti devo dire la verità, sì, la prima lezione di canto.
Che è avvenuta quando e come? Allora, ti spiego. È avvenuta quando? Bella domanda. Vabbè, sarà stata piccolina. All'incirca 3 anni fa, un pochino di più, no? Più o meno. E come è avvenuta? Mi ricordo ancora che cantai un brano di Christina Perri, se non sbaglio, Thousand Years, mi sembra. È la prima canzone che cantai, mi sembra si chiami così, ora non vorrei aver fatto una gaffe, speriamo di no. E niente, cantai quel brano e feci i miei primi esercizi di canto. Diciamo che come prima lezione non andò né troppo bene né troppo male, no? Solo che quando entrai in quella stanza capii di essere entrata nel mio mondo e quindi ho detto ok, questo è quello che devo fare, questo quindi è quello che voglio fare. Hai trovato quella spinta di realizzare quello che sentivi di essere. Esattamente, no? Esattamente. Beh, e invece adesso andiamo a destra, apriamo il cassetto del futuro, dai, chiudi gli occhi, apri il cassetto, cosa vuoi trovare dentro? Allora, dentro mi piace, cioè ci sarebbero tante cose. E una di queste sarebbe, cioè un mio sogno nel cassetto sarebbe entrare nella scuola di amici, dove sono già stato chiamato una volta per fare diversi provini, solo che poi alla fine non mi hanno più richiamato e... Diciamo, mi piacerebbe molto entrare nella scuola di amici, ecco. Ecco, incrociamo le dita e faremo il tifo per te. Dai, dai che arriva, dai che arriva. Tornando al brano Autunno, ok. Mi hai detto, l'hai già cantato live o ancora? Non ancora. Benissimo. Non è ancora. C'hai una data, c'hai un'anticipazione, c'hai un modo di dire. Allora, qualcosa. Per le date non sappiamo ancora niente. E appena sapremo qualcosa vi faremo sapere per forza e niente, appena sapremo qualcosa vi faremo sapere. Perfetto, tanto noi poi siamo ancora avendo con Luigi Mosello, quindi lo sapremo. Esattamente, c'è Luigi, ciao Luigi, salutiamolo. Progetti futuro nell'immediato, oltre a quello che ci hai anticipato, perché non sei solo artista, sei solo cantante, un artista pieno. Allora, progetti futuri... Se devo dirti la verità, in questo momento non ho un progetto ben definito. Che puoi dirci, forse? Allora, posso dirvi che sto già lavorando ad un'altra canzone. Oh, benissimo. Però non posso dirvi altro. Ah, bene, quindi ci fermiamo qui, ci chiudiamo. Ci fermiamo qua. Va bene, va bene. Allora, domanda di rito del nostro programma. Cos'è per te la felicità? Oltre la felicità la musica. La felicità è la musica. Perché anche tramite la musica riesco, cioè sia ascoltandola sia scrivendo che componendo riesco ad esprimere me stesso al meglio. E quindi per me anche quello vuol dire essere felici, a raggiungere la felicità. Assolutamente. Tra i tanti artisti c'è un artista a cui ti senti legato? Che... Allora, ce ne sono diversi. Diciamo che mi sono legato ad un artista in questo periodo in particolare. Ariete. Bene. E niente, sì. Ti senti molto vicino come stile di musica? Sì, sia come stile di musica che anche un po' come situazioni, ecco. Bene, 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 bene. Ok, Federico, io che dirti, è bello averti avuto qui. Noi ti auguriamo veramente tutto il bene e... Tienici sempre informato su ogni cosa che farai, Se vuoi dirci qualche altra cosa libera, hai ancora tempo per dirci qualcosa. Se invece vuoi lasciarci nel mistero e scoprire Federico Belindelli... Vi lascio un po' sulle spine. Bene. Voglio ricordare, la puntata sarà sempre su Facebook. Ti invito a condividerla, invito il nostro pubblico che ci ha seguito sempre a condividerla per darti voce e messaggi. Tanto la seguiranno sempre, le nostre puntate sono sempre viste anche a distanza di tempo. Quindi anche questo motivo l'abbiamo sempre seguito, quindi... perché la gente commenta, vogliamo riascoltare Himalaya e poi siamo collegati a Federico Belindelli con un nuovo singolo. Esatto. E ti faccio tanti complimenti, davvero grazie di tutto. Grazie a voi. Grazie a Gianni in regia, direttore artistico Ginazzato, e noi chiudiamo riascoltando ancora Autunno e grazie ancora Federico. Un abbraccio grazie e solo se ti rende felice. Ciao Fede. Ciao. Grazie Gianni. Ciao. Ti copre e mentre parli sento aria di ricordi. Il cielo si tinge di nero e di blu. Qui ho tutto, manchi solo tu.
mi perdo nei boschi, mi bevi i tuoi discorsi con una tazza di tè. Anche se non è perfetto, ascolta il mio respiro, sussurrami all'orecchio le cose che non mi hai mai detto. C'è un pensiero sul ciglio di una strada, dopo un temporale, anche se non esce il sole, vedi le foglie d'autunno cadere, che poi sono più belle quando ci sei tu qui con me. Ti ho offerto da bere, siamo a ballare, le tue mani su di me, gli sguardi di sfuggita, di sfuggita. Un altro margarita, fermi a guardarci, e poi mille discorsi senza nemmeno parlare. C'è un pensiero sul ciglio di una strada, dopo un temporale, anche se non esce il sole, vedi le foglie d'autunno cadere, che poi sono più belle quando ci sei tu qui. E forse adesso è tardi per dirti tante cose, l'ansia di aspettare per mille parole. Ci siamo allontanati, ma siamo più vicini in mezzo alla gente. Tutto si perde, ma noi da soli vediamo le stelle. Io ricordo tutto, tu non ricordi niente. C'è un pensiero sul ciglio di una strada, dopo un temporale, anche se non esce il sole, vedi le foglie d'autunno cadere, che poi sono più belle quando ci sei tu qui con me. Parole, parole, emozioni, vivile a pieno con Radio One Five. Cercaci, 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 seguici, contattaci anche sui social. Radio One Five.